chiediamo collaborazione istituzionale e chiediamo di ascoltare le nostre preoccupazioni, che sono le preoccupazioni di tutti i sindaci sui territori, perché di questo noi ci occupiamo. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni, presidente dell'ANCI Toscana e delegato nazionale ANCI sull'immigrazione, rinnova l'invito al governo a cambiare impostazione sulla gestione degli sbarchi e dei migranti. Una situazione sull'orlo del tracollo in Toscana, dove domani arriverà la nave Open Arms con 196 migranti. Attraccherà a Carrara, giudicato porto sicuro per la sesta volta da gennaio. Numeri che portano il totale toscano a quasi 10.000 migranti, di cui circa 8.000 nei CAS, stracolmi e con l'impossibilità di usare i posti vuoti nei SAI a causa del decreto Cutro. E poi c'è l'emergenza nell'emergenza, quella dei minori non accompagnati. Senza struttura ad hoc pesa tutto sulle spalle dei sindaci. Il governo ribatte che la Toscana non ha firmato lo stato di emergenza, ma Biffoni riporta lo scontro sul piano pratico, invitando il governo a evitare l'ideologia. A definire surreale una preoccupazione di tutti i sindaci, compresi quelli di centrodestra, sull'accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, oltre 25.000 sul nostro territorio, con le strutture sature, con i bandi delle prefetture che vanno deserti e con l'impossibilità di rivolgerci a chi ci ha sempre aiutato, cioè al terzo settore, nell'accoglienza crediamo che non sia utile per il Paese, non sia utile per provare a governare questo fenomeno. Noi siamo pronti a farlo, chiediamo collaborazione istituzionale e chiediamo di ascoltare le nostre preoccupazioni, che sono le preoccupazioni di tutti i sindaci sui territori, perché di questo noi ci occupiamo.